Ecco, siamo arrivati nel piazzale dove sono atterrate tutte e due le ambulanze. Ci sono tutte e due Icaro qui sul campo, una la vedete sullo sfondo, l'altra è qui più vicino. Stanno aspettando di ricevere dalle ambulanze che sono parcheggiate qui in questo punto i due feriti. È veramente qualcosa di eccezionale vedere tutte e due le ambulanze, le ambulanze della Regione Marche atterrate qui. Sono scene che non si vorrebbero mai vedere, perché se sono qui le ambulanze vuol dire che la condizione dei pazienti è grave. Adesso stanno confabulando laggiù in fondo gli operatori del 118 con gli elisoccorritori. L'uomo a terra sta già prendendo accordi. A bordo in questo momento dell'eliambulanza, come vedete, c'è già il personale che sta facendo praticamente l'operazione di caricamento. Abbiamo anche noi qualche piccola difficoltà. Ecco, adesso ci mettiamo in verticale, volevo farvi vedere, vi chiedo scusa, ma sono fasi concitate anche per noi. Vediamo se adesso ruota. No, il telefono non mi aiuta, siamo in verticale, ritorniamo così, scusate, non voglio farvi venire il mal di testa. Ecco che stanno, ripeto, prendendo accordi. Adesso attendiamo il decollo dell'eliambulanza che porterà tutti e due i ragazzi all'ospedale Torrette di Ancona. Prima l'elicottero ha fatto un check per vedere se tutto era a posto. Come vedete, c'è personale a terra, si stanno stabilizzando i due pazienti a bordo delle ambulanze, perché chiaramente prima di effettuare un trasbordo di questo genere ci vogliono tutte le precauzioni. Il paziente deve essere stabile, perché comunque anche se un tragitto è breve in elicottero si possono verificare tante incognite e tante possibilità, purtroppo, di intervento che a bordo dell'ambulanza non sono possibili. Adesso cerco di ruotare nuovamente il telefono, ma niente, non mi vuole bene, mi dispiace. Io adesso cerco, ecco, va bene, in questo istante, ecco, sentiamo il rumore dei motori, delle turbine dell'elicottero, della Gusta. Sono due macchine nuove che sono arrivate per l'elisoccorso, quindi Icaro 01 e Icaro 02 che vedete sullo sfondo. Le sigle sono sulla fusoliera. Questo è Icaro 01, ecco, si stanno aspettando di caricare i pazienti. Le turbine sono in moto, il personale è a bordo. Un incidente, ripeto, per chi si fosse collegato in questo momento in diretta con noi. Ecco, riprendiamo la diretta, lo dico per quelli che si sono collegati in questo momento: un incidente si è verificato a Calcinelli, vicino al centro commerciale, un tratto di strada già alle altre volte interessato da incidenti molto gravi, e anche questo non è da meno. Abbiamo acquisito nuove informazioni: i due ragazzi a bordo dello scooter, ripeto, tutti e due minorenni, che si trovano a bordo delle ambulanze che vedete qua giù in fondo e che stanno ricevendo le cure dei sanitari, hanno tentato di scansare un pick up, un Dodge Ram parcheggiato sul lato destro della carreggiata, e nel tentare di evitarlo lo hanno toccato e sono sbalzati praticamente al centro della carreggiata. In quel momento arrivava sul posto, proveniente da Urbino, un Opel Zafira, e non ha potuto fare a meno di evitarli. Purtroppo gli si sono parati davanti e purtroppo hanno impattato violentemente contro la macchina. In questo momento vedete le pale dell'elicottero Agusta Icaro 01 stanno roteando e si sta per
levare in volo per trasportare il primo ragazzo infortunato al torrente di Ancona. Pochi istanti e l'elicottero decolla sotto i nostri occhi. Pochi istanti. Qualche istante, poi Icaro 01 si staccherà dal suolo per volare alla volta dell'ospedale Torrente di Ancona. Eccolo, si sta levando in volo e sta trasportando il primo ragazzo coinvolto nell'incidente del Torrente di Ancona. Il ragazzo coinvolto, il primo dei due ragazzi, sono due minorenni che si trovavano a bordo di questo scooter 50 di cilindrata. Adesso la prima ambulanza si sta allontanando perché ha lasciato il suo carico, e quindi ecco che si sta naturalmente allontanando. Io tento inevitabilmente di girare il mio telefono, ma non riesco a operare in verticale. Adesso ecco, si attende anche Icaro 02, che vedete lì sullo sfondo ancora più distante, si sollevi in decollo con il secondo ragazzo. Bene, questo è tutto per questo fatto di cronaca, questo incidente che si è verificato lungo la Flaminia. Il primo elicottero Icaro 01 è decollato alla volta del torrente di Ancona con a bordo uno dei due minori. Adesso anche il secondo elicottero Icaro 02, che proviene da Fabriano, perché sono posizionati Icaro 01 e Icaro 02, ve lo diciamo per dovere di cronaca, sono posizionati in due stazioni diverse. Icaro 02 è posizionato a Fabriano, Icaro 01 è posizionato al torrente di Ancona, però in questo momento porteranno tutti e due i ragazzi al centro di traumatologia del torrente di Ancona per ricevere le cure dei sanitari.